Sai, 2019 è presente Mox e è presente con noi, e lo salutiamo, Pierluigi Sorrenti, che è il responsabile commerciale dell'azienda. Essere a Saie, al sud, a Bari, è importantissimo, soprattutto per il suo ambito di lavoro. Assolutamente sì, è molto bello che una fiera a cui il Meridione, la Puglia tutta tiene, come la Fiera del Levante, abbia ritrovato un respiro grazie all'intervento di Fiere Bologna, nello specifico con il Saie, una fiera a cui tra l'altro è affezionato il mondo del serramento, dell'edilizia, quindi per noi è stato un onore partecipare a questo evento. Ci abbiamo creduto molto e vediamo che tra l'altro l'affluenza è considerevole, gli standisti sono di sicuro interesse, quindi non si è data quella svolta che la fiera nostra tipica aveva, tipica della fiera di paese, direi, è diventata una fiera sicuramente più di settore. Spero diventi una fiera di riferimento, insomma, per il sud o quantomeno per la Puglia, insomma. Quello che si respira è proprio questo, cioè la necessità anche di momenti di confronto in questa fiera. Nei prossimi due giorni ce ne saranno molti di momenti di convegni, di scambi di idee, di crescita professionale per tutti. Sì, assolutamente, infatti anche noi saremo sabato alla Piazza del Serramento Innovativo, dove presenteremo uno dei nostri sistemi, il nostro sistema più innovativo e uscito da poco, su cui tra l'altro puntiamo molto. Oggi ci sono degli altri eventi, ho visto nella sala congressi, c'è molto fermento e molta attenzione, la volontà di non fare una fiera che mostri soltanto, ma che entri più nel dettaglio, quindi assolutamente contento. Quindi non solo mostrare, ma fare, costruire insieme e trovare delle idee che possano rendere tutto più piacevole, le case singole delle persone, ma anche le città, insomma il mondo che viviamo, quindi con grande sostenibilità e innovazione. Sì, direi assolutamente di sì, trovo completezza in questa fiera, almeno per quello che ho visto fino ad oggi, quindi siamo fiduciosi per il futuro, questa volta è andata bene, sicuramente puntiamo già a vedere un proseguo di questa manifestazione che si spera serva a creare quell'interesse su un settore dove c'è tanta innovazione, c'è tanta tecnologia e che spesso passa in secondo piano, spesso essendo edilizia si arriva a parlare di prezzo e non tanto di quello che invece c'è dietro, un mondo interessante e complesso come l'involucro edilizio, insomma.